Bigmat è il tutto. Dal 1981, tutto per costruire e ristrutturare casa. Igiene e sicurezza nell'ambiente in cui lavori. Scegli Puligen, prodotti e attrezzature per pulizie civili e industriali al tuo servizio.
Ciao a tutti gli amici di Music Garage, eccoci oggi con Frankie Goes to Gnappa. Ciao ragazzi. Ciao. Che bello avervi qua, dopo tanti anni ancora stiamo insieme, ce la possiamo raccontare e suonare soprattutto. Sulla scia di Space Oddity che ha aperto l'appuntamento di oggi, me la sono cantata quasi tutta. Però volevo essere concentrata su voi due perché al di là del fatto che siete due musicisti pazzeschi, siete anche amici da tantissimi anni. Quindi una volta partiti con i Joystick, cover band del punk con la P maiuscola, un vero e proprio monumento a Clash, Ramones, Sex Pistols, cos'altro? Ho dimenticato qualcosa? Penso che siano questi pilastri. Soprattutto loro, sì. E poi nel tempo c'è stata questa decisione di unire voi due in particolar modo, le vostre voci, le vostre chitarre e regalarci le atmosfere di Bowie, ma non solo, all'interno di un progetto che vede proprio voi due di scena chiamato Frankie Goes to Gnappa. Geniale. Non starò qui a chiedere allora di chi è stata l'idea eccetera, perché siete una bellissima fusione. Io andavo a fare le prove a casa sua, quindi Frankie Goes to Gnappa. Perfetto, non fa una piega. Allora, voi conoscete un sacco di musica anche perché avete tanti altri progetti. Che poster ci sono a casa vostra? Portateci un attimo nelle vostre vite. Sono i poster che avevo in cameretta che ho staccato, sì. Quindi un po' senza gli angoli, no? Perché insomma rimangono sempre nella puntina, certo. O nello scotch, però sempre le stesse cose da Bowie, perlomeno per quanto riguarda me, Bowie, Sex Pistols, gli U, insomma tutta la musica che ci apparteneva in quegli anni, dalla fine anni 70, insomma non direi fino ad oggi, perché ancora penso che noi ascoltiamo soprattutto la musica che ci appartiene, che ci ha fatto crescere, perlomeno per quanto riguarda me. Sono, lo dico purtroppo un po' chiuso, ma ascolto soprattutto ciò che mi apparteneva e che mi appartiene ancora. E ci sono ancora quindi testimonianze di queste immagini che da allora non si sono più staccate dalle tue pareti? Si sono staccate solo per essere trasferite in altre case, però voglio dire, ecco, sì. Se non ci fossero loro probabilmente non sarebbe casa tua, giusto Gianluca? Ma io sono un atipico, cioè? Io ho quadri. Li hai direttamente incorniciati? No, c'ho proprio solo dipinti, quadri. Dipinti. Ah, ok. Quindi domani poster e chitarre. Non ho più poster di niente e di nessuno. Ma un tempo li hai avuti, però sì, da ragazzo. Magari abbiamo avuto un po' tutti, no? Sì, questa mania. Anche io in sala. Vi ricordate, c'erano le riviste? Tutto quello che potevo strappare da chitarre, rockerilla. Ciao, esatto. Ciao 2001, sì. Ciao 2001, sì, quello che potevo, esatto, un sacco di riviste con all'interno i posters, sì, poster, anche quelli. Le foto intere magari, sì, a una pagina, sì, soprattutto quelli infatti sono quelli che ho ancora, proprio di quelle riviste là. Che tempi. Rockstar, una cosa del genere. Sì, ce n'erano tantissimi, alcuni li abbiamo direttamente cestinati perché poi all'epoca, se ci piaceva la definizione rocchettara, panchettona, non eravamo paninari, quindi magari il poster di Simon Le Bon c'era subito nel cestino, che c'era, ne so. Tutto ciò che poteva esserci dal blues al rock al jazz, c'avevo tutto. C'era qualche rivista però un pochino più come dire, no, popolare, per ragazze molto accanite nei confronti dei belloci di allora, sì. Che forse strizzavano un po' più l'occhio all'estetica che però io non le al compravo. Resto. No, neanche non io. Vabbè, però i primi Duran Duran e Spandau. Però insomma, mi ricordo Miguel Bosé nella camera di una mia amichetta, una mia compagna di scuola. Non capivo, vabbè, comunque. Io da giovane imitavo Miguel Bosé. Faceva l'imitazione di Miguel Bosé. No, sì. Io neanche lo sapevo e ho tirato fuori il suo nome così. Superman. Sì, esatto. Perfetto. Allora, la prossima puntata già siete invitati. No, non dovrei stare nelle stesse condizioni. Con la maglietta di Superman. Allora, Space Oddity, oggi lasciatemi fare una battuta, no? Tutto sto parlare di complottisti. Ma questo personaggio che si è ritrovato nello spazio, ce l'hanno lasciato o è successo un guasto al motore veramente? Fatto sta che a casa non è tornato. Il testo praticamente è una sorta di isolamento dell'artista, cioè è lui che si proietta nello spazio
proprio per non stare più, diciamo, nella società che non gli appartiene, e rimane nello spazio. Quindi una delle versioni che da Bowie di questo pezzo è proprio questa, diciamo, è un isolamento nei confronti di una società che non gli appartiene. Poi un altro invece è l'inizio, diciamo, dell'uso di droghe, e quindi insomma, e come tutti i testi di Bowie non hanno un univoco significato, ma ne hanno più di uno. Eh sì, però, anche perché c'è quel pezzo in cui dice c'è qualcosa nel... nei tuoi circuiti che deve essere rotto, esatto, nel ciaone, sì, che ne rimani lassù, sì, forse anche una sorta di voler tornare a percorrere quando è troppo tardi, voler, sì, poter tornare indietro per recuperare non, delle cose, ma quando non si può, non si può, no, no. Beh, speriamo che si possa, comunque parlando della situazione attuale, della che situazione si vede sempre attuale, un po' più nera, insomma. Assolutamente. Io parlavo uscendo, insomma, a Roma nei locali, vedo che c'è sempre un po' meno gente, e secondo me questo anno e mezzo di lockdown, di chiusure, eccetera, eccetera, ha fatto sì che la gente si sia un po' troppo abituata proprio all'isolamento. È vero. E non esce più, insomma, quindi preferisce starsene chiusa piuttosto che di nuovo frequentare quei locali che già, insomma, avevano già dei problemi, e secondo me sarà ancora peggio. Comunque, magari approfondiamo questa cosa dopo la prossima canzone, visto che rimaniamo ancora nello spazio, un tema molto amato da Bowie, ma anche da noi tutti, perché alla fine gli artisti, così come tutti gli amanti del rock, hanno bisogno di stare un po' nel proprio mondo, o no? Yeah. Yeah. Life on Mars, Frankie Goes to Nyapa. It's a garden for small affair, to the guy with the mousy hair. But the mommy is yelling no, and the daddy knows where to go. But the friend is nowhere to be seen, now she walked to the sunken rain, to the sea with the clarity view, and she knocked on the silver screen. By the famous Sandy Ball, cause he lived a time of more. She can spear in the eyes of fall, as he asked on the folk who song sailor, a fighting and a dancer. Oh man, look in those come and go, it's the freaking show. Take a look at the law, know. It's in the best show. It's the life on Mouse has grown up a cow. Now the workers are struck for fame, cause Lennon and Sergei see the mice in the million hearts. From Ibiza to the north abroad, Room Britannia is out of bounds, to my mother, my dogs and clowns. But the famous is ending ball, cause I brought it to time some more. It's about to be right again, as I ask you to focus on sailor, fighting in a dance hall. Oh man, look at those come and go, here's the freaking show. Take a look at the know. It's in the best at the show. It's a life for me.
Life on Mars è sempre una grande emozione, da Frankie Goes to Gnappa, anche se io ho dimenticato prima di ricordarvi i loro nomi: Francesco Dominici, Gianluca Ravaioli. Immaginate un colossale applauso che scalda sempre i cuori. Vabbè, questa è una nicchia che vuole ascoltare musica dal vivo. Ne abbiamo veramente un grande bisogno, un grande desiderio, anzi è più bello del bisogno. E quindi vi lascio suonare la prossima canzone. Francesco, cosa ci cantate? China Girl. China Girl, David Bowie, ancora Frankie Goes to Gnappa a Music Garage. Our cold skin is feeling with my China girl. I feel the rain without my little China girl. I'm her meeting, I'm a load astounded. Oh, soon as I'm wishing I'm in with my little China girl. Wake up in the morning with my little China girl. I hear a sweet beating, Lord, I sound it. Oh, so the sun crashing down. Tragic life, my homebound door. When I look with my China girl, I can't pretend there's no fear, really too much. When I look with my China girl, down, just like a sacred cow. Visions racing cars in my head, plans all everywhere. It's in the eyes of my eyes. My little China girl, with me, I'm everything you are. You know, you keep, you tell me show. You give your eyes a glow. You give your man so wonderful. And when I get inside it, little China girl, see, oh baby, just to show you moves. She say, shh. She say, shh. She say. Thank you.
Di quelle canzoni che ti rimangono impresse per tantissimo tempo, io già lo so che mi sveglierò nei prossimi giorni. Oh 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 oh, Little China Girl, che bella che è. Ma che periodo è stato questo di Bowie? 84-85, Let's Dance, che sì. Estate quella, oh, ma c'erano i jukebox. Ma questa canzone è stata scritta nel 77, è stata scritta insieme ad Iggy Pop, perché poi diciamo Iggy Pop si era innamorato di una ragazza thailandese, vietnamita, una cosa del genere, e ha scritto insieme a Bowie questo pezzo, e infatti compare in un album del 77 proprio di Iggy Pop su Idiot, bellissimo insomma. Quindi la prima versione di questo pezzo è particolare, molto diversa da questa, un po' più rock, un po' più acida come tutti i pezzi di Iggy. Ci sono sempre state, bellissimo. Sì, molto. Queste invece ragazze. In lap dance c'è Steve Vai Vaughan che suona la chitarra. L'intro è la sua, cioè tutta la chitarra è di Steve Vai Vaughan. Vabbè, noi qui invece abbiamo Gianluca Rovaglioli che non ce l'ha fatto rimpiangere. Non ce l'ha fatto rimpiangere per niente. Hai ricreato la stessa vibrazione, quindi sono molto felice. Grazie. Vabbè, anche perché nella musica i musicisti hanno sempre avuto un po' la musa ispiratrice esotica. A un certo punto è uscita fuori, non si sa come, però ci sta sempre bene e questa è una di quelle occasioni. Beh, c'è tanto glam nella musica di Bowie, ripeto che è uno dei personaggi a cui vi ispirate in questo progetto, Frankie Goes to Nyapa, però c'è molto di più, ci sono anche YouTube, poi cos'altro suonate? Diciamo molto British rock in generale. Ma anche cose un po' più vecchie da Rod Stewart. Ma una domanda a bruciapelo, visto che parlavate di Britpop, l'eterna lotta un po' come Beatles and Rolling Stones, Oasis o Blur? Oh? O Blur? Blur, Blur. Yeah, me too. Anche se facciamo un pezzo degli Oasis è due, vabbè, ci può anche stare, perché poi scimmiottano, ma sono anche decenti. No, no, sto scherzando, molte persone li amano e quindi sì, non sì, voglio offendere nessuno, insomma sono validissimi. Peccato però che sì, abbiano un atteggiamento personali, sì, ecco, un po' così, però io sono sempre stata una carina fan di Blur. Vabbè, okay. Quando risuonate dal vivo, ragazzi? Veramente, a parte Music Garage, avevamo un evento che abbiamo dovuto rimandare pochissimi giorni fa, parliamo di Frankie Goes to Nyapa, insomma, okay, quindi ad Aprilia, bellissimo locale, però abbiamo dovuto rimandarlo, quindi capita, non sappiamo, non sappiamo. Diciamo che adesso piano piano le agende si cominceranno a riempire, voi lo sapete, sì, che qui dentro quando si ascolta musica, ma ovunque si ascolti musica, e c'è la passione, il calore delle persone, c'è anche molto ottimismo, non stupido, oggettivo, perché a un certo punto bisogna dire basta, si va, ok? Good. Siamo alla quarta ed ultima canzone, a me già dispiace salutarvi, però che pezzo, io per l'occasione ho messo la t-shirt di Mark Bolan, T-Rex, perché c'è un aggancio con questo personaggio meraviglioso, anche lui scomparso ormai tanti anni fa, e mi piace immaginare questi due vecchi amici che si sono ritrovati a fare qualcosa insieme. Come si intitola il pezzo, Gianluca? Stavolta lo chiedo a te, vediamo se hai studiato. Lady Stardust. Yeah. The song went on.
shadow to watch the critics fair. Buy something pawn and share to make the fun of you. All night long, get some pussy now. Lady Stardust da Frankie Goes to Napa, grazie, non immaginate quanto vi sia grata per essere venuti qui nel nostro garage di musica, sappiate che è casa vostra, quindi veniteci a trovare e chissà che magari un giorno non si possa realizzare un best of. Grazie a tutti, grazie a soprattutto voi, oltre a te, a tutto lo staff che sta lì dietro. Nella maniera più assoluta, bravi, ringraziamo. Grazie, siete grandiosi, i nostri bravissimi. Tecnici. Grazie davvero di cuore. Vi posso augurare soltanto cose belle, bellissime serate con le vostre chitarre in mano. Vi voglio bene. Anche alla noi. Prossima. Grazie Simone, ciao, ciao a tutti. Sì, yes, ciao, grazie. Ciao. Servizi di edilizia, assistenza e pronto intervento. Tutto questo è Lodovici Fabbricanti. Sognare, inventare, costruire. Acqua di Fonte Cottorella, dalla fonte, direttamente a casa tua. Acquistala su www.cottorella.com.